Questa è stata la settimana dell'Europa e dell'innovazione. Le regioni infatti sono state ancora una volta protagoniste a Bruxelles, dove c'è stata anche la seduta del Comitato Europeo delle Regioni, di cui fa parte ancora una volta il Presidente del Consiglio Toscano Mazzeo. Nell'occasione si è parlato pure degli effetti dei cambiamenti climatici sui nostri territori. A Pisa invece, con diverse iniziative sostenute anche dal Consiglio Toscano, sono i giorni di Internet Festival. In attesa delle prossime sedute dell'Aula hanno lavorato naturalmente le commissioni, molti temi affrontati, noi faremo una sintesi in attesa del dibattito e delle decisioni di tutta l'Assemblea. La proposta di legge sulla Toscana diffusa è stata illustrata dal Presidente della Giunta proprio all'interno di una commissione, quella per le aree interne. In generale è stato apprezzato il provvedimento, anche se non sono mancate alcune critiche, per il ritardo con cui arriva quasi alla fine della legislatura. Non si ferma il dramma dei femminicidi nel nostro Paese. La cronaca quotidiana ne svela i contorni drammatici. Le istituzioni ad ogni livello si interrogano su come provare a fermare questa terribile striscia di sangue. Qui è stato presentato un ciclo di incontri che si sta svolgendo in questo periodo a Montecatini. Il Consiglio regionale è molto impegnato anche a fianco delle associazioni che si occupano della salute mentale. Il 10 ottobre, lo ricordiamo, è stata la giornata mondiale proprio della salute mentale. Un pensiero, un ricordo commosso poi per Giacomo Maccheroni, scomparso giovedì nella sua Pontedera, la città di cui fu sindaco dal 1965 al 1975, quindi anche durante l'alluvione del 66. L'anno scorso, vediamo le immagini, era stato assegnato un riconoscimento per il 40° anniversario invece della sua presidenza del Consiglio regionale, che ci fu a metà degli anni 80. Numerose poi le sue interviste a Telegranducato, una delle più vibranti fu nel 2006, a 40 anni esatti dall'alluvione. In quell'occasione il Consiglio regionale si era riunito tutto proprio a Pontedera. Quanto è vicina l'Europa a noi? Tantissimo, e anche il Consiglio regionale è stato rappresentato in questi giorni negli organismi europei. Il Presidente della Giunta è membro della delegazione italiana alla Settimana Europea delle Regioni e della Città. Il Presidente del Consiglio Mazzeo, confermato nel Comitato delle Regioni, è intervenuto durante il dibattito sul clima con una proposta, anche dopo quello che è accaduto in Toscana nei mesi scorsi. Certo, è evidente che servono risorse, che il Parlamento ha fatto bene a mettere in campo 1 miliardo di euro, più di 400 milioni in Toscana ed Emilia Romagna, però non basta questo, perché il tema è la prevenzione. E allora la mia proposta è quella di cercare di costituire a livello europeo un fondo per dare risposte in questo senso, per prevenire, per costruire le condizioni per cui noi anticipiamo le problematiche che poi gestiamo in emergenza. La sfida dell'Europa è anche questa, dobbiamo sostenere soprattutto quei territori che soffrono e faticano di più. Penso anche che lì dove c'è stata la possibilità, e riguarda l'Italia, in questo caso la Toscana, noi avevamo lanciato un progetto pilota che chiedeva di utilizzare i fondi del PNRR proprio per dare risposte in questo senso. Era il nostro progetto pilota della Toscana, il governo ha deciso di tagliarlo, io mi auguro davvero che l'Europa lo imponga anche con le risorse dedicate in questo senso. Molto del lavoro che riguarda i rapporti con l'Europa passa da una commissione diventata permanente che organizza anche tante iniziative per proiettare il nostro territorio in una dimensione comunitaria. L'Unione Europea trova la sua forza nella capacità di sapersi avvicinare alle cittadine e ai cittadini, ponendo le tante questioni locali, regionali, come sfide globali. E questo è il lavoro che dobbiamo fare. Tutta l'innovazione che c'è in questi giorni passa da Pisa, da iniziative, mostre, seminari, eventi, dimostrazioni, spettacoli di Internet Festival. È la 14ª edizione, è la manifestazione più longeva del genere che c'è in Italia. Tema del 2024, affascinante generazione. Al di là del singolo evento, quello che è importante e che indagheremo con molta profondità il mondo dell'intelligenza artificiale e soprattutto il mondo dell'intelligenza artificiale generativa, che è quella che crea qualcosa che finora non esisteva. Ci sono molte più opportunità, ma molti rischi, alcuni rischi, il più importante dei quali secondo me è quello che all'intelligenza artificiale vengano poi affidate delle decisioni che finora sono state prese dagli uomini per gli uomini. Bisogna evitare che questo accada. A livello globale, da questo punto di vista, si stanno prendendo
misure attente anche a livello europeo, ci sono regolamenti che dovrebbero impedire delle derive, la deriva è sempre possibile, sappiamo che una volta fatta una regola qualcuno cercherà certamente di derogare, però ci sono anche strumenti che possono individuare questo tipo di errori. Il Consiglio regionale segna Internet Festival con alcuni eventi. Il primo, subito dopo l'inaugurazione, coinvolge tante aziende, start-up, giovani, dinamiche, innovative. Il filone, in fondo, è quello di Toscana 2050, ad incontrarle. C'è il presidente del Consiglio regionale. Noi siamo l'unica regione italiana ad aver approvato una legge di sistema per a sostegno delle start-up e dopo 4 anni da quell'approvazione ci incontriamo per capire come poterla migliorare, finanziamenti a fondo perduto, sostegno alle imprese che nascono dal mondo della ricerca fino a 50.000 euro, la voglia e la capacità di mandare un messaggio a quelle ragazze e a quei ragazzi, mi ci rivedo io ormai 15 anni fa, che le istituzioni sono al loro fianco e che investire in innovazione vuol dire investire in futuro. Gli imprenditori innovativi raccontano le loro esperienze, i successi, le criticità, gli ostacoli che incontrano e pongono le loro istanze e le loro domande anche alle istituzioni. Diciamo che le aziende, soprattutto le PM startup e le PM innovative, certamente chiedono intanto l'accesso al credito per le aziende neocostituite e qui da questo punto di vista la Regione ha fatto dei passi avanti sensibili anche con le vecchie regioni, con le vecchie leggi che sono state promulgate qualche anno addietro, proprio promosse da Antonio Mazzeo. E in parallelo sicuramente un accesso al credito facilitato perché appunto le banche devono investire a volte in società che hanno soltanto delle idee e quindi mettere su una struttura. Degli strumenti ci sono, ma forse dobbiamo anche guidare questa tipologia di crescita. Anche la parte di consulenza e favorire quello che può essere un'educazione all'imprenditoria, perché molte volte sono dei tecnologi che si improvvisano e vogliono crescere come imprenditori. Piano piano aumentando il livello delle richieste, quando già ci sono delle PMI innovative che hanno passato il primo step, iniziano a confrontarsi col mercato. Ecco, qui a questo punto magari la Regione può intensificare quello che è il match tra domanda e offerta, far capire, promulgare, riuscire a far avvicinare quella che è la domanda con l'offerta e far capire la tecnologia, l'innovazione che c'è a disposizione. L'accesso ai finanziamenti deve essere semplificato e probabilmente bisogna innescare anche dei meccanismi un po' più di continuità, no? Di garanzia che se uno affronta certe sfide sa di essere supportato e non arrivare a bandi che si aprono e si chiudono nello spazio di un mattino, come direbbe qualcuno, e quindi creano anche, no, troppa confusione e rendono difficile pianificare certi investimenti. Quindi magari una programmazione un po' più, non dico a lungo termine, ma quantomeno non nel breve. Vediamo allora di cosa hanno discusso le commissioni del Consiglio regionale, quelle che si sono riunite in questi giorni. Particolarmente attiva è stata la terza, che si occupa di sanità e politiche sociali, che ha votato a maggioranza la proposta di legge sulle cosiddette farmacie dei servizi. Di cosa si tratta? Della possibilità per le farmacie di erogare prestazioni che vanno dalla diagnostica strumentale a servizi cognitivi. Di fatto accade già nel 40% dei casi, quindi almeno in Toscana cambia poco. La legge fa ulteriore chiarezza su questa normativa, introduce criteri precisi che circoscrivono i servizi, precisa che gli spazi utilizzati dovranno essere limitati a questa attività e svolti all'interno o in locali esterni, ma non in strutture provvisorie. E attribuisce maggiori responsabilità al farmacista che dovrà verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature. I membri della commissione hanno anche ascoltato i delegati sindacali dei medici specializzandi. Questi ultimi hanno evidenziato alcune difficoltà. La prima, per quei giovani che in questi tempi sono stati assunti in vari servizi sanitari del territorio, che adesso però dovranno lo stesso sostenere la prova annuale. Su questo punto ci sarà una proposta urgente in Consiglio regionale, come accade in altre regioni, per evitare questa ulteriore incombenza. La seconda difficoltà, forse ancora più grave, è quella di coprire tutti i posti a disposizione nelle scuole di specializzazione. Pensate, un quarto resta senza candidati, ancora di più in settori chiave come emergenza-urgenza, anestesia, farmacologia clinica, anatomia patologica.
La Commissione è stata indirettamente impegnata anche a sostegno delle iniziative per la giornata della salute mentale il 10 ottobre. Qui vediamo le immagini di una manifestazione che proprio durante quella giornata si è svolta a Pisa, ma tutto il programma, che si è svolto anche in altri giorni, era stato presentato e condiviso dall'intera Commissione. La Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne ha ascoltato il Presidente della Giunta Gianni sulla proposta di legge sulla Toscana diffusa che sta per arrivare all'esame dei consiglieri. Si tratta di una legge per valorizzare molti territori con un unico strumento normativo che dovrà promuovere una crescita equilibrata e assicurare parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani. Dovranno essere rimossi squilibri territoriali, sia economici che sociali, dovranno essere valorizzate le distinte identità culturali, sociali ed economiche. Un'altra commissione, quella per lo sviluppo economico e rurale, ha esaminato e votato a maggioranza i bilanci di Ente Acque Umbre Toscane e di Ente Terre Regionali Toscane. È in discussione nella Commissione Affari Istituzionali, la prima, la riforma del Consiglio delle Autonomie Locali. Questo organismo svolge una funzione di attuazione statutaria, garantisce la rappresentanza degli enti locali e il loro concorso ai lavori del Consiglio mediante proposte e consultazioni. Il genio e l'innovazione saranno al centro delle iniziative della Festa della Toscana, che cade sì il 30 novembre, ma che con eventi, iniziative, confronti attraversa certamente un periodo molto più lungo. L'anno scorso, vediamo le nostre immagini, era Don Milani il riferimento nel centenario della sua nascita. Ne sono scaturite tante iniziative importanti attuali in un contesto difficile a livello internazionale, segnato da molti conflitti che si ammantano di presunte motivazioni religiose. C'è anche un bando che scade il 21 ottobre di quest'anno, con il quale il Consiglio stesso assegna risorse a enti locali, parchi, scuole, università, associazioni e fondazioni che presentino progetti validi per eventi e iniziative. Un'anteprima, non c'è dubbio, l'abbiamo vissuta già in questi giorni all'Internet Festival di Pisa, che in fondo ha sempre il tema dell'innovazione. Nei prossimi giorni conosceremo gli esiti dei bandi del Corecom per la comunicazione sociale, realizzato insieme al CESVOT, e per la miglior campagna contro le truffe telefoniche. Presto verranno assegnati anche i premi del Consiglio alle migliori tesi di laurea sull'Europa. Il premio, lo ricordiamo, è intitolato a Davide Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento europeo, prematuramente scomparso nel 2022. Tante anche le manifestazioni di vario genere che si svolgono in questi giorni in Toscana, che hanno trovato il loro spazio qui in Consiglio regionale. Ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana, soprattutto lo facciamo ogni giorno nei telegiornali, così come abbiamo parlato del gonfalone d'argento assegnato all'istituto buddista l'Amazon Kappa di Pomaia. Vi mostriamo di nuovo le immagini. Questo riconoscimento ha creato nuovo interesse per un'esperienza che si vive qui. Allora abbiamo ancora un'intervista da ascoltare al direttore dell'istituto, che parla degli impegni futuri. L'impegno è andare a migliorare tutta la nostra struttura interna per poter offrire sempre meglio un servizio di maggiore qualità verso l'esterno, verso le persone che vengono da noi e hanno ormai un'aspettativa altissima. Quindi abbiamo l'impegno di non deludere. Portiamo avanti un lavoro che va avanti da quasi 50 anni, 2027 saranno 50 anni, e è un lavoro che per cui tutte le direzioni precedenti, le presidenze precedenti hanno messo il massimo dell'impegno per portare avanti questo lavoro. Quindi un ringraziamento intanto a tutti che in questi 45-47 anni hanno dato il loro impegno massimo per portare l'istituto dov'è ora in questo momento. Il cammino sarà sempre più importante, le aspettative sono sempre più alte, gli impegni che abbiamo sono sempre di più e quindi c'è da lavorare. Femminicidi, piaga dei tempi che viviamo, che nessuno sembra in grado di fermare. A Montecatini, fino a novembre, nel Salone Portoghesi del Tettuccio, si tengono degli appuntamenti con chi davvero vive e subisce la violenza ogni giorno. Il ciclo si intitola A tu per tu con la violenza ed è inserito nella rassegna Acqua in bocca ma non troppo. Sostenuto questo ciclo di incontri dal Consiglio regionale. Acqua in bocca ma non troppo è una di quelle iniziative a cui noi dobbiamo dare voce, perché ogni qualvolta emerge un caso di violenza di genere, troppo spesso è qualcosa che andava avanti da tempo e a cui non si è data voce, non si è riuscito a cogliere quello che stava
accadendo. Ecco perché le storie raccontate da chi purtroppo ha vissuto sulla propria pelle possono aiutare, possono sensibilizzare. Noi in questi anni come Consiglio regionale insieme alla Commissione Pari Opportunità abbiamo lavorato molto, abbiamo cercato di dare il nostro contributo su questo tema. Sì, è bene parlarne, io l'ho sempre detto, anche parlarne può servire. E quindi questa rassegna sicuramente servirà. Qui a Firenze ci sono anche le ideatrici del progetto, sia del ciclo di incontri, la giornalista Ilaria Bonuccelli, sia dell'intera rassegna, un'altra giornalista, Simona Peselli. Perché abbiamo deciso di portare a Montecatini, in Toscana soprattutto, un ciclo, no, di incontri all'interno di una rassegna importante come Acqua in bocca ma non troppo? Perché secondo noi è importante che le persone capiscano e abbiano un approccio culturale diverso alla violenza. E come possono farlo? Sentendolo dalla voce viva di chi purtroppo lo vive tutti i giorni. Allora abbiamo deciso di contattare le persone o i familiari o le persone, in qualche caso gli avvocati, perché ci sono dei casi ad esempio di violenza sessuale che comportano insomma la necessità di tutelare le vittime, e abbiamo portato alcuni casi importanti, anche che a livello nazionale sono stati disattesi o poco curati. La nostra è una rassegna insomma, che copre un po' tutti i campi. Abbiamo deciso di terminare la 7ª stagione, che terminerà appunto il 31 dicembre, eccezionalmente con questa parentesi dedicata a un argomento, ahimè, molto purtroppo, non diciamo di moda, ma purtroppo molto attuale, e abbiamo deciso di far parlare loro, le protagoniste, le donne e non soltanto. A Palazzo Bastoggi, fino a venerdì 18 ottobre, è possibile visitare la mostra delle sculture teatrali di Jonata Francesconi. Si intitola Gesto e Materia, raccoglie opere realizzate in 40 anni di attività di questo artista eclettico. Ha caratterizzato con le sue realizzazioni molte iniziative sociali e culturali della Toscana, a cominciare naturalmente dal Carnevale di Viareggio. Noi con Regionando ci ritroviamo venerdì prossimo, sarà il 18 ottobre, alle 21:10. Saremo in onda dopo i TG della sera.